Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo un dolce della pasticceria francese, la tarte tatin, ideato appunto da due sorelle pasticceri francesi. Questo dolce è nato per errore, si dimenticarono di mettere la sfoglia sulle mele e la misero successivamente. Servirono la torta capovolta e fu un successo. E in questo modo è nato questo dolce delizioso. Vieni con me in cucina, prepariamolo insieme. Preparo la pasta brisée. Metto la farina all'interno della terrina, aggiungo il sale, grattugio il burro freddo di frigorifero con una grattugia a fori larghi. Infarino il burro, poi lo grattugio. In questo modo otterrò un composto sabbioso in un attimo. Questo è il metodo che ti ho fatto vedere anche per preparare la pasta frolla. Adesso con i polpastrelli delle dita unisco il burro con la farina e in un attimo il composto sabbioso è pronto. Aggiungo l'acqua ben fredda di frigorifero ed impasto prima con la forchetta e poi con le mani. Dovrò ottenere un bel composto compatto ed elastico. Ci sono diverse versioni di questo dolce francese. Alcuni lo preparano con la pasta frolla, altri con una brisée all'uovo. Io la preparerò con una pasta brisée tradizionale al burro, credo sia anche la versione originale. Lavora pochissimo la pasta brisée, il burro non si dovrà surriscaldare. In un attimo, quando avrai assorbito tutta la farina dal contenitore, la brisée sarà pronta. Formo un panetto, lo sistemo all'interno della pellicola alimentare e lo metto in frigorifero a riposare da 20 minuti a mezz'ora. Ho formato il panetto, lo schiaccio così si andrà a solidificare prima. In frigorifero. Adesso taglio le mele, le sbuccio e le privo del torsolo. Puoi tagliarle in due parti oppure in quattro parti. Per questa ricetta ci vogliono davvero tante mele, anche perché durante la cottura poi si riducono. Ma ora è il periodo delle mele, quindi quale migliore occasione per preparare questo dolce? Ho finito di pulire tutte le mele, adesso preparo la tortiera con lo zucchero, il burro. Io metto anche un baccello di vaniglia, così almeno la mia tarte tatin sarà bella profumata. Metto lo zucchero all'interno della tortiera, uso una tortiera antiaderente. Aggiungo il burro, ci metto anche un baccello di vaniglia, lo apro e tolgo i semi. Una volta inciso il baccello, giro il coltello dalla parte non della lama, lo faccio scorrere sul baccello e tolgo i semini. E poi li metto nella tortiera. Metto anche il baccello sfuso nella tortiera e porto tutto sulla fiamma dolce. Fornello piccolo e tortiera. Aspetto che si sciolga sia lo zucchero che il burro. Che profumo di vaniglia, non puoi immaginare. Allora, adesso aspetto che il composto diventi color nocciola e poi inserisco le mele ben strette, una accanto all'altra. Ecco che il mio composto ha assunto un color nocciola, a questo punto posso inserire le mele. Adesso possiamo adagiare le mele. Io invece di dividerle in quattro parti, le metto intere. Quindi intanto le metto così. E poi per riempire gli spazi le andrò a tagliare. Dobbiamo chiudere tutti gli spazi. Mettiamo anche qualche mela sopra, perché come già ti ho detto si andranno a ridurre notevolmente. Premo bene.
A questo punto prendo le mele, le riporto sul fornello e le faccio cuocere a fiamma bassissima perlomeno per 15 minuti. Ovviamente durante la cottura cerca di girare la tortiera in modo che le mele cuociano bene da tutte le parti. Volendo puoi mettere anche in forno a 180 gradi per 15 minuti. Questa operazione serve a far evaporare un po' di liquido di cottura alle mele. Le mele stanno cuocendo con il caramello già da 10 minuti. Guarda che meraviglia! Vedi il caramello come sta bollendo sotto. Ok, aspetto altri 5 minuti, poi la lascio intiepidire e ci metto la pasta a brisè. Dopo 15 minuti tolgo la tortiera dalla fiamma, la lascio intiepidire e stendo la pasta brisè. Ecco la pasta brisè, l'ho tolta dal frigorifero, si è ben solidificata. Infarino il piano di lavoro e il panetto. Prima picchietto con il matterello in modo delicato in tutte le direzioni. Poi inizio a stendere la brisée dandogli tutte le volte un quarto di giro. Dovrò raggiungere uno spessore di circa 3 mm. La brisée è pronta, ha raggiunto lo spessore desiderato, la arrotolo nel matterello e la sistemo sulla tortiera. Una volta sistemata, la raccolgo all'interno della tortiera in questo modo. Dopo averla raccolta, ci passo il matterello sopra e tolgo gli eccessi. A questo punto prendo un cucchiaio di legno e affondo l'impasto tra la circonferenza della tortiera e le mele. In questo modo la nostra tarta tan avrà una struttura più stabile. Adesso faccio un foro al centro, così tutto il vapore di cottura delle mele uscirà fuori e la nostra tarta tan avrà una base più asciutta. Quindi fai un foro, metto la torta nel forno già caldo statico a 180 gradi perlomeno per un'oretta. Ed ecco la torta pronta dopo un'oretta di cottura. Adesso la lascio freddare perlomeno per 30 minuti a temperatura ambiente, poi andremo a capovolgerla. Trascorsa mezz'ora, controllo intanto che la torta si stacchi bene dai bordi con una spatolina. Metto il piatto e adesso la prova del 9. E voilà! Togliamo la nostra bacca di vaniglia, profumatissima, e la nostra tarta tan è pronta per essere mangiata. Di solito si gusta con della panna acida oppure con del gelato alla vaniglia, alla crema. Adesso ti faccio vedere però come si può servire con la panna acida. L'unico accorgimento che mi sento di dirti: se ti piace sui bordi uno strato ancora più sottile, togli più impasto. Per preparare la panna acida avrai bisogno di 100 g di yogurt bianco naturale oppure yogurt greco. 100 g di panna fresca, quindi pari peso sia yogurt che panna. Mescoliamo. Cosa importante, dovranno essere freddi di frigorifero, così si andranno ad addensare. Adesso spremo il limone
ne avrò bisogno di un cucchiaio. Prendo il colino e lo andiamo a setacciare. Un cucchiaio di succo di limone. Mescolo bene il tutto e la panna acida è pronta per essere accompagnata con la tartatin. E adesso l'immancabile prova assaggio. Adoro questa torta dove si notano tutti i semi della bacca di vaniglia sulle mele che conferiscono un profumo incredibile. Metto la panna acida, darà un contrasto incredibile alla nostra torta. Che dire, questa torta è davvero un sogno. La mela con il caramello è morbidissima e profumata, la pasta brisée croccante che si scioglie in bocca e la panna acida dà quel contrasto giusto per sgrassare un po' la bocca dal dolce. È un dolce perfetto. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta, mi raccomando, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Scrivimi anche da dove mi stai guardando, ti leggo sempre. E mi raccomando, prepara questa bontà. Ciao e alla prossima ricetta!